Durante la giornata di festa organizzata al MIC per Sant'Antonio, protettore dei ceramisti e di quanti lavorano a contatto con il fuoco, l'ente Ceramica Faenza ha presentato il proprio nuovo sito, realizzato dalla cooperativa Evoluzioni Web, indispensabile per migliorare la comunicazione della maiolica faentina in Italia e all'estero. Sarà un sito sicuramente dinamico e questo vuol dire che sarà pieno di informazioni che verranno costantemente aggiornate dagli operatori per poter permettere a tutte le botteghe, tutto il mondo che ruota attorno alla ceramica, Faenza, sicuramente un nome importante a livello mondiale, di poter essere presenti, di poter essere visibili, quindi con informazioni fresche, aggiornate, notizie, riferimenti alle botteghe, novità, eventi, per poter dare quindi uno strumento che sarà assolutamente dinamico e visibile a livello mondiale, per poter dare quell'importanza anche sulla rete che Faenza sicuramente merita. Ecco, parliamo di contenuti, su che cosa si focalizza il sito? Il sito si focalizza sia sulla comunicazione di quelli che sono gli eventi e le pubblicazioni che vengono, tutte quelle che sono le news che vengono realizzate nel mondo ceramico di Faenza, quindi tramite Ente Ceramica, e anche su quelle che sono le botteghe, quindi ogni bottega avrà un suo spazio, botteghe piuttosto che comunque gli operatori di Ente Ceramica, all'interno di Ente Ceramica, la possibilità di avere un loro spazio dove saranno visibili e ognuno avere quindi quella visibilità direttamente lì all'interno per poter poi dopo accedere all'eventuale loro sito piuttosto che a ulteriori dettagli che ogni realtà ovviamente andrà a presentare e a mettere sul web. Ecco, fondamentale nel 2015 l'apporto dei social network, una informazione formale e informale allo stesso tempo. Assolutamente, i social network hanno sicuramente oramai un tipo di comunicazione diversa rispetto a quello che è il sito web, complementare, non alternativa. Quindi non alternativa una all'altra, e quindi qui c'è un collegamento con i social network, la possibilità quindi di interagire direttamente dal sito web anche attraverso i social network, proprio perché oggi il social network è un altro tipo di comunicazione molto più veloce, molto più immediata e per certi versi che va a coprire anche una fascia che probabilmente internet lo vede quasi uno strumento un po' più datato, immagino soprattutto anche i giovanissimi, giovani che sicuramente, perché no, interessanti avvicinarli anche a quello che è il mondo della ceramica, importante sempre per la nostra città. Federico Lega, per Faenza Web TV.